Con Viaggi d'Abruzzo comincia un percorso intorno ai luoghi più belli di una regione straordinaria. Ci muoveremo in pullman alla conquista dei posti più affascinanti. Seguiteci e scopriremo insieme i segreti e le tipicità di un territorio davvero unico. Satam Viaggi, signor Paolo, oggi dove ce ne andiamo? Oggi ce ne andiamo a San Valentino. Benissimo, San Valentino in Abruzzo Citerione. Eccoci qua, sindaco, buongiorno. Salve, buongiorno. Contento buongiorno. Di essere arrivato a San Valentino. Fa vedere qualcosa del territorio, immagino, questo splendido paese. Certo, sì, il paese è molto bello, vale la pena di vederlo anche per farlo conoscere. Siamo qui, andiamo alla gelateria di San Valentino. San Valentino comunque non solo gelato, ma tante altre cose, tante altre iniziative. Poi saremo nel borgo del centro storico paese, andiamo a visitare sì. Con l'arte degli artisti di San Valentino. Sì, vale la pena perché qua ci hanno operato nel corso degli anni tanti veri grandi artisti scalpellini. Questo è stato un paese importante da questo punto di vista, perché per esempio importanti monumenti abruzzesi, penso alla Camera di Commercio di Chieti, la stessa facciata del Duomo di San Valentino, sono state fatte da artisti scalpellini locali della pietra. È un centro storico che poi si rianima letteralmente non solo d'estate ma anche d'inverno, con l'appuntamento collegato anche al vino. Beh, certamente, qua fanno, durante l'inverno si fanno alcune feste e alcune iniziative simpatiche, un po' goliardiche, per esempio la festa di San Martino, quindi le cantine aperte, ci sarà la processione di San Martino, un rito un po' pagano. Poi ci sono delle feste anche, diciamo, durante l'inverno, penso che era molto caratteristica la festa di Sant'Antonio Abate. Quindi bisogna un po' riattivare, recuperare e ristrutturare il centro storico. Abbiamo cominciato con la ristrutturazione di questa bellissima fontana, la piazza. Vedremo poi dei paragoni anche importanti con Piazza di Spagna, abbiamo visto che ci sono nel centro storico. Ci sono due gradinate che portano al Duomo, che un po' richiamano un po' le gradinate di Piazza di Spagna. Voglio ricordare che il Duomo di San Valentino, la cui facciata è stata fatta agli inizi del Novecento dagli scalpellini abruzzesi, però il progetto del Duomo è della scuola di Vanvitelli, quello che ha fatto la Reggia di Caserta. E dopo andremo a visitarlo. Sì, poi bisogna recuperare un po' le tante abitazioni che sono vuote e che, non so, persone che si sono trasferite o che ormai abitano fuori paese. Bisogna recuperarle e farne posti letto per l'accoglienza ai turisti, anche per valorizzare tutte le cose importanti che qui abbiamo, no? Che abbiamo delle strutture che possono essere un richiamo per i turisti. Per esempio il Museo delle Ambre e dei Fossili, una cosa molto particolare che adesso sarà ampliata con un progetto, abbiamo avuto un finanziamento importante, è stato appaltato un progetto per ampliare questo museo che già oggi è molto molto interessante. Questa è la chiesa di Sant'Antonio. Qui c'è la chiesa di Sant'Antonio, che è una chiesa interessante perché è una chiesa con la pianta a croce gotica, che è stata in passato anche adibita ad altre cose, a ospedale, anche a carcere durante periodi di guerra, eccetera. E poi è stata ristrutturata molto bella, col terremoto fu ristrutturata bellissimo, col terremoto dell'84, adesso il recente terremoto l'ha nuovamente danneggiata e speriamo di poterla restaurare nuovamente e rimettere in sicurezza per poterla utilizzare.
E qui da via Sant'Antonio si esce appunto in questo piccolo slargo. E questa è la piazza di Spagna di San Valentino, possiamo dirlo, richiama un po' piazza di Spagna. Ci abbiamo questa fontana, vista la barcaccia, è la fontana del Sansone. E poi, della scuola di Vitelli. C'è da dire che ai primi del Novecento i due campanili non c'erano. Questa era una chiesa senza i due campanili. Senza campanili. La facciata in pietra, i due campanili, come dicevo prima, sono stati fatti dagli scalpellini di San Valentino. Tutte in pietra. Ci sono delle foto che ritraggono questi maestri all'opera. C'era anche il tribunale a San Valentino. San Valentino è un paese molto importante perché c'era una sezione staccata del tribunale di Pescara che ha raccolto diverse preture che hanno chiuso. Ha chiuso Popoli, ha chiuso Manoppello, insomma diverse preture della zona hanno chiuso e c'è Torre dei Passi. È rimasta solo San Valentino come sezione staccata del tribunale perché nel frattempo noi avevamo costruito una pretura nuova. Solo che adesso con la questione della chiusura del tribunale si parla di chiusura. Per fortuna la cosa è stata rinviata di un anno. Noi cercheremo di conservare il salvabile, per esempio è possibile che si possa salvare tutta la parte che riguarda i giudici di pace. Quindi che è una parte importante. Sì, in un tribunale come questo rappresenta l'80-90% dell'attività. E poi abbiamo un'altra questione grossissima che è quella dell'ospedale. L'ospedale di San Valentino doveva essere il centro di riabilitazione regionale. Purtroppo ha avuto ostacoli, devo dire, politici, in cui in questa trasmissione non è il caso di dirlo, ma comunque ha avuto degli ostacoli molto gravi. Cioè, qui si è deciso di consegnare la riabilitazione completamente ai privati e non si è consentito alla struttura pubblica di San Valentino di decollare. Questo è il portale del vecchio castello medievale, la porta d'ingresso, che ancora oggi è parzialmente abitata. Ora, quella parte alla mia destra è stata acquisita dal comune e in parte ristrutturata, comunque messa in sicurezza. Parte a sinistra ci sono delle abitazioni di proprietà. E sono dei fortunati perché sono abitati. Sì, ma nel nostro progetto che guarda lontano è un borgo. Ci si propone di acquisire tutto quest'area. Lì c'è anche la vecchia torre che fu messa in sicurezza quando ci fu il terremoto dell'84. E il progetto sarebbe l'acquisizione dell'intero complesso e di farne un meraviglioso borgo. Ma è ovvio che questo richiede spese, un investimento che in questo momento, col momento di difficoltà che c'è nel paese, è difficile reperire. E qui stiamo uscendo dalle vecchie mura del paese di San Valentino. Sì, esatto, perché San Valentino, un paese medievale, era un paese fortificato e aveva delle porte d'ingresso. Qui c'era, dove c'è la chiesa, c'era la cosiddetta Porta Grande, tanto che ancora quest'area si chiama Porta Grande. E la chiesa non c'era, le mura erano queste, San Valentino era un paese medievale e c'erano poi le caratteristiche chiesette fuori le mura che dovevano servire, diciamo, gli abitanti del contado. Questa è la cattedrale? Questa è la cattedrale, il Duomo di San Valentino, il di dietro del Duomo. Quindi dice, dei maestri illustri come il Van Vitelli nel segno
di questa cattedrale di San Valentino, che ospita anche un po' quando sono gli appuntamenti, certo, di festa. Tante volte sì, si fanno molte feste, molte volte questa chiesa appunto c'è anche abbastanza ampia, c'è una capienza, ospita anche diciamo degli spettacoli musicali. Questa è la classica chiesetta fuori le mura, ce ne sono due o tre a San Valentino, come dicevo prima, chiesa di San Rocco, dedicata a San Rocco, e come queste chiese sono molto essenziali, architettura molto semplice come quella abruzzese, c'ha sempre questo rosone in pietra, questo portale in pietra, dentro è molto essenziale, e è importante questo campanile a vela che noi ritroviamo in due o tre chiesette di San Valentino. Questa chiesa è molto particolare, è stata ristrutturata grazie all'impegno di un'associazione di volontariato che si è veramente impegnata tanto, perché negli anni scorsi era una chiesa che era stata anche sconsacrata. Il rosone, bellissimo. Il rosone, sì. E poi c'è una caratteristica, che di fronte a questa chiesa di solito i san valentinesi danno l'ultimo saluto ai concittadini che purtroppo vengono a mancare. Per concludere un po' sta chiacchierata, per quelle che sono le prospettive di sto paese, visto il turismo, tutto l'aspetto che riguarda l'arte, il borgo, tutti i monumenti, le chiese di San Valentino che sono senz'altro interessanti e da vedere, ovviamente un altro problema che ci si deve porre è quello delle attività produttive in senso stretto. La prima cosa è il rilancio dell'artigianato, per quanto possibile quei pochi artigiani, maestri veri che sono rimasti vanno valorizzati, e spero che mandino il testimone ad altri che vogliono imparare quei mestieri. Ma poi noi avevamo anche nella zona artigianale, avevamo 3-4 imprenditori che avevano fatto delle aziende produttive che avevano impiegato diverse persone. Un'azienda purtroppo è andata in crisi, però speriamo nel rilancio delle altre. E poi abbiamo ancora un'altra area industriale attrezzata che è ai confini con Scafa, e speriamo che lì di poter attirare qualche insediamento. Certo, non siamo nella fase politica della industrializzazione in Italia, siamo semmai in una fase di deindustrializzazione. Ma gli scalpellini della Maiella cercheremo. E noi cercheremo di valorizzare quello che è possibile, soprattutto di artigianato locale. Ma anche ben venga se riusciamo ad attirare qualche imprenditore che voglia mettere qualche azienda produttiva che possa impiegare qualche giovane del paese. Siamo nel Tempio del Gelato, nella gelateria di San Valentino. Vengono da tutte le parti, anche d'Italia, ma anche da fuori, abbiamo visto, fuori Italia, per assaggiare il gelato della gelateria di San Valentino. Siamo in compagnia di Vittorio Ascenzo, che è la nuova leva della gelateria, del gelato di qualità, oltre ad essere stato premiato ad altissimi livelli nel 2011. Una gelateria, quella di San Valentino, che comunque nel 95 è stata premiata anche come miglior gelato d'Italia per i gusti limone e nocciola. Stiamo parlando di una gelateria di grande qualità che comincia a fare il suo gelato dalle 10:30 del mattino. Adesso siamo qualche minuto più avanti, ma andiamo a vedere con il nostro Vittorio come nasce il gelato, mentre il signor Antonio è defilato. Noi non lo disturbiamo perché sappiamo che in questi momenti, diciamo così, come quando si fa il vino di qualità, anche con il gelato non va disturbato, in modo che tutto possa andare nel migliore dei modi, visto che è quasi un rito. Allora,
Raccontaci un po' con questa macchina. Il mantecatore, sì. Questo è il mantecatore, si chiama, è la macchina che assembla il gelato. Come funziona questo mantecatore? Spiegaci un po' i segreti della vostra gelateria compatibilmente con quello che potete dire, naturalmente. Allora, il procedimento inizia non dal mantecatore ma dal pastorizzatore, pastorizzando latte fresco, zucchero, quindi lo mettiamo qui, lo portiamo a una temperatura di 85 gradi in modo da eliminare qualsiasi forma di germi, la proliferazione batterica e quant'altro, e una volta raffreddato a 4 gradi, tenuto stabilmente, lo andiamo poi a versare qui, che è un mantecatore orizzontale, mentre qui possiamo vedere un mantecatore verticale. Il procedimento è lo stesso in queste due macchine, sì, che raffreddano il gelato appunto facendo roteare la macchina con delle spatole dove dentro appunto viene messo il gusto che c'è adesso. Qual è? Qui è fior di latte, e qui per adesso è fior di latte, poi andremo ad aggiungere questa salsa al cioccolato per formare un'ottima stracciatella. Quindi fior di latte con questa pasta di cioccolato che, sì, va a creare il gusto di stracciatella, sì, e poi invece il latte arriva direttamente da territorio, un latte che, sì, arriva. Certo. Cerchiamo sempre di usare comunque prodotti freschi e anche a chilometro zero, per il semplice fatto che da sempre le nostre, diciamo, movenze per quanto riguarda gli alimenti sono genuinità, chilometro zero, comunque passione per il lavoro. E anche i risultati, visto che insomma i premi non mancano per la gelateria di San Valentino. Ecco, sì, mentre signor Antonio sta assemblando adesso, che cosa? Il limone. Limone, che poi è un po' la vostra caratteristica, sì, no? Possiamo parlare di questo limone 95, certo, miglior limone d'Italia. Esatto. Questo è un po' il fiore all'occhiello della gelateria di San Valentino. Sì, senz'altro è un gusto che va molto, comunque noi abbiamo da sempre utilizzato limoni freschissimi, e zucchero e acqua. Per usare ad esempio prodotti buoni e tipici usiamo una nocciola extra IGP, origine geografica tipica, con nocciole rigorosamente italiane delle Langhe. Dunque il sapore è molto più buono. Inserto del Sole 24 Ore, Gastronauta, le gelaterie, c'è una delle quattro in Abruzzo, la seconda in provincia di Pescara con Caprice e la gelateria di San Valentino naturalmente. Fra le... E poi siamo stati citati su un libro tra le 101 cose da fare in Abruzzo prima di morire, assaggiare il gelato di San Valentino. Di San Valentino. San Valentino, stavamo dicendo con Vittorio prima, ma c'è anche una sinergia con il vino abruzzese. Certo. Sì, noi collaboriamo da un po' di tempo con la cantina Zaccagnini qui a Bolognano, con cui appunto quando è periodo, quindi in ottobre e novembre,
produciamo un vino al Montepulciano d'Abruzzo. Andiamo a prendere il mosto direttamente in cantina prima che appunto venga pigiato, cioè subito dopo la pigiatura dell'uva e prima che venga imbottigliato e messo a fermentazione. Lo portiamo qui, una volta pastorizzato per far evaporare un pochettino l'alcol, quindi per non risultare sgradevole al gusto, lo andiamo a mantecare. E come si chiama questo gusto, diciamo? Gelato all'ikebana. Sarebbe il novello vino d'Abruzzo della Zaccagnina. Gelato all'ikebana. Nel giardino, famoso giardino poi, perché insomma ha ospitato intere comitive di gitanti, di studenti, nel giardino, dicevamo, della gelateria San Valentino, con Vittorio che ha finito di fare il gelato, stiamo aspettando veramente con curiosità adesso e con entusiasmo l'arrivo del gelato. Questa meravigliosa coppa che tu ci presenti, come si chiama? Coppa golosa, sì. Ah, quindi adatto. Inseriamo un primo strato di amarena, successivamente un paio di palline di gelato, preferibilmente a gusto cioccolato, in modo da risaltare appunto il contrasto che c'è tra amarena e cioccolato. Successivamente guarniamo con un pochettino di panna, qualche sfizioso cereale integrale, un paio di cialde, una cannuccia e il gioco è fatto. Davvero maestro del gelato. E poi anche un'altra coppa più... Sì, un trittico di creme. Trittico di creme. Sì, in pratica scegliamo tre gusti a scelta tra le nostre varie creme o frutte che siano, un pochettino di panna e qui in questo caso è stato scelto un pochettino di salsa alla fragola, sì, perché è stata inserita anche del lampone, oltre a che del fior di latte e del rocher. E il venticello che ci bacia non guasta. Non guasta mai. Benissimo, vabbè, cominciamo a questo punto, non possiamo esimerci. Nella bottega di Silvino di Giambattista a San Valentino, ama definirsi un contadino che ama seguire le proprie passioni, ma è molto di più di un contadino quando ha questo scalpellino in mano e riesce a fare cose molto belle come questa. Questa che cos'è? Ah, queste sono una piccola resurrezione da mettere su una lapide particolare. Abbiamo anche una serie di lavori fatti proprio da questo artista che lavora nel borgo di San Valentino. La pietra è, diciamo così, all'ordine del giorno, la pietra è la materia che fa nascere questi bellissimi lavori. Ci si prova. Questa è un'opera che, diciamo, illustra anche la fauna del territorio. Che cosa rappresenta? Quello è un falco che preda una lucertola, un ramaro. Ecco, dice il falco predatore, nastro, come si chiama? In quel caso un pellegrino. Però falco vabbè. Pellegrino, benissimo. Lì vediamo dei cavalli, classico gufo del territorio.
Beniamino Gigante, presidente del Museo Amici di San Valentino, per scoprire un po' quello che offre questo museo, che non è soltanto un museo dei fossili, ma anche un museo delle ambre. Sì, noi con l'associazione Amici del Museo gestiamo praticamente questo museo dal 2008, che come avete già visto è diviso in tre sale. La principale è la sala dei fossili, propriamente detti. Poi c'è la sala delle ambre. Una piccola sezione che riguarda l'uomo, una paleontologia umana. E parliamo anche delle ambre, insomma tutti hanno sempre sentito parlare di queste ambre, però se volessimo diciamo sostanziare... L'ambra è interessantissima, è straordinaria, perché, ripeto, un fossile di origine vegetale non è altro che la resina che dai tronchi degli alberi veniva, colava e spesso intrappolava dei piccoli animali, degli insetti o anche delle foglie. La straordinarietà dell'ambra è che, essendo trasparente, spesso ci permette di vedere le inclusioni. Quindi anche dal punto di vista scientifico questo è un fatto straordinario, perché noi è come se avessimo una fotografia. E qui il museo in un palazzo che offre comunque anche una bellezza architettonica indubbia. Sì, sì, anche storica, di un certo rilievo. Questo è un palazzo che ha origine da un convento degli Agostiniani fondato nel 1595. Poi naturalmente è diventata residenza aristocratica della famiglia Olivieri, da cui abbiamo Silvino Olivieri, che è stato un eroe del Risorgimento, poco conosciuto, ma insomma amico e collaboratore di Mazzini, che lo aveva in particolare considerazione, quando a un certo punto ha pensato che Silvino Olivieri potesse addirittura sostituire Garibaldi. Attesissimo il momento gastronomico a San Valentino. Siamo al ristorante Panorama con Lorenzo, chef che conosce tutti i segreti del territorio. Abbiamo questa meravigliosa tavolata che sì, ci racconta tutto quello che si può fare con il cibo, con prodotti del territorio, a cominciare da questo, questi salumi, salumi del posto, sì, della zona, partendo dal capocollo di maiale. E questo è il capocollo e poi questo è un piccantissimo, sembra piccantissimo, poi è un guanciale sempre di maiale. Guanciale di maiale questo, e poi abbiamo la ventricina, salsicce di carne di fegato e un bellissimo prosciutto nostrano. Questo è il prosciutto nostrano, formaggio pecorino di San Valentino. Di San Valentino. Con poi abbiamo una forma di pecorino di grotta. Pecorino di grotta. E passiamo dal settore salumi alle mozzarelle, che sono anche del territorio. Del territorio, con la ricottina. E questa viene servita con questi fichi anche, che sono ornamentali, proprio nel periodo diciamo buono, sì, diventa anche un piatto, sì, a base pure di mozzarella. Perché nei tempi addietro la ricotta veniva preparata con dei ceppi di fico, ecco perché ho voluto esporre in questo modo. Ci aggiungo l'aromatizzo con del mosto cotto che va a aromatizzare, che
la nostra... Oh, lì vediamo un formaggio anche poi molto particolare. Poi abbiamo dei tipi di formaggi speciali, quelli con il peperoncino, e questo qui è il nostro pezzo forte, è un formaggio alla ratafia. Un liquore. Formaggio alla ratafia che viene fatto qui? Sì, viene fatto qui in collaborazione con un caseificio, un pastore qui della zona. E questo qui è un formaggio al vino cotto. Formaggio al vino cotto, quindi anche con, così come abbiamo visto prima, il vino e il gelato insieme, formaggio e vino cotto. E siamo alle uova, che sono delle uova di quaglia. Che si possono servire sia come antipastino che accompagnarle facendoci una pasta. Qui c'è tutto il gruppo che trema quasi di desiderio per poi provare questa tavolata che si vanta anche di un farro e di... Sì, questi sono i nostri antipastini caldi. Qui proponiamo un farro con del tartufo, la nostra cicerchia. La cicerchia che insomma conosciamo bene, era un piatto povero, poi è diventato un piatto esclusivo. Qui abbiamo i fegatini di pollo, che sì, nei tempi addietro era un piatto povero che veniva fatto nei giorni di macellazione del pollo, invece il pollo veniva lasciato nei giorni da consumare, nei giorni di festa, e un matrimonio. E anche qui poi è diventato un piatto molto richiesto proprio per la sua particolarità. Sì. Trippa di bovino. E il nostro piatto forte, che sono le pallotte cacio e ovo. Pallotte cacio e ovo che si realizzano come? Lo diciamo sempre, anche se è un piatto semplice. Uova, formaggio, semplice, ma... È una ricetta particolare per quel che riguarda questo... No, è un piatto semplicissimo, pane, uova e formaggio. Benissimo, questa è la farina. Poi noi questi piatti, questi antipastine, li serviamo accompagnati da questi panini. Questo è un panino realizzato con del lievito madre, vediamo qui, che è tramandato da generazioni in generazioni, ha circa 70 anni di storia. E questo qui è un altro panino fatto con cipolla e montepulciano. Allora, siamo curiosissimi di provarlo poi e abbandoniamo le farine e abbandoniamo anche il cacio e ova per trasferirci a questo tris di primi. Di primi. Allora, qui ho voluto preparare questi raviolini, che il raviolo, diciamo, il piatto... Particolare abruzzese, però l'ho voluto rivisitare in chiave moderna, sì, percorrendo il Reggio Tratture, il percorso che facevano le greggi dalla montagna verso il mare, introducendoci tutti i sapori che incontriamo strada facendo, partendo dal cecio, dalla solina, la farina di solina, per poi arrivare al mare. Ah, perché si arriva alla zona di mare, ci sono i pini che sono caratteristici della zona della costa, con il baccalà. E quindi questo è un piatto veramente... Il baccalà che veniva usato nelle zone montane per la carenza di iodio. Allora c'era un consumo di questo. Una ricetta particolare per coloro che ne avevano bisogno. Questa ricetta io l'ho a completare con questo... Ah, riduzione di un liquore abruzzese aromatizzato ancora con mele renette, cannella. Ed è questa un po' la caratteristica anche del ristorante Panorama, con questo Reggio Tratturo, dico bene? Sì. E voilà, è il momento del flambé, un flambé che va a sublimare questo piatto. Questo piatto, sì. Io gli tolgo questa gradazione alcolica e ci produco questo sciroppo che va ad accompagnare questi ravioli. E poi è il momento della pasta anche alla chitarra. Qua abbiamo una chitarra originale che suona questo meraviglioso prodotto. Sì, è una chitarra di solina con una varietà di pomodoro della zona, che è il pomodoro a pera d'Abruzzo. Queste qui sono delle pappardelle di Saragolla, sarebbe un'altra farina molto antica, con, siccome vado la posizione dove stiamo, con la cacciagione, con il cinghiale, aromatizzato sempre con un liquore che è la genziana.
Sarebbe il caso di dire fuori i secondi, e siamo infatti ai secondi con questo cosciotto. Come lo chiamiamo? Cosciotto d'agnello, che l'agnello è il cotto tipico che viene più usato nelle nostre zone. Cosciotto d'agnello con patate al coppo, anche questa è una particolarità del territorio. Sì. E poi un... E questo è il famoso pollo che... Pollo di cui parlavamo prima. Che veniva fatto nei giorni di festa con dei peperoni fatto in padella. Qui è il momento delle abbiamo un'altra varietà di agnello, cacio e uovo. Agnello, cacio e uovo, anche questo richiestissimo. E siamo ai dolci. Lo affidiamo alla signora Camilla della pasticceria d'Ottavio. Dolci secchi e non solo, per completare questo pasto, questo meraviglioso pasto. Se ci vuole illustrare un po', non so, a partire da queste pizzelle. Sì, queste diciamo sono dolci tipici abruzzesi che si fanno un po' in tutte le località d'Abruzzo. Le pizzelle, noi le chiamiamo pizzelle, neole e pizzelle. E, che vengono realizzate con un apposito ferro. Questo è il ferro antico. Sì. Che si usava a cucinare pesantissimo. Sì, pesantissimo, si usava a cucinare sul fuoco, diciamo, e dentro ci sono proprio le stampate, le iniziali della famiglia che l'aveva. Questo qui, per esempio, è del 1936. Quindi è un pezzo storico, sì, anche. Un cimelio proprio. Un cimelio che produce però queste buonissime pizzelle. Sì. E poi anche e poi si possono farcire, si fanno ripieni con la tradizionale marmellata abruzzese, che è quella d'uva, che noi qui a San Valentino chiamiamo proprio la scorpicciata. Che quindi proprio... è una marmellata di Montepulciano. Sì, diciamo. Sì, sì, esatto. Poi e ancora poi, dolci secchi. Dolci secchi si possono fare in vari modi, ad esempio questi sono i classici biscotti che si facevano al tempo della mietitura e quindi sono noi in dialetto abruzzese, in dialetto nostro, i biscotti degli Trisk li chiamiamo, perché comunque si facevano proprio in prossimità dei giorni della mietitura, quando mietitura. Andavano a mietere si offriva ai lavoratori, diciamo, che stavano nei campi, e ai contadini si offriva. Sì. Questi invece sono dei dolci tipici nostri di San Valentino. Adesso questi sono dei ritagliati con i canditi e le mandorle, e questi sono dei torroncini fatti con le mandorle. E questi due biscotti, diciamo che a me piace dirla questa cosa perché è una cosa nostra di tradizione, vanno abbinati. E vanno mangiati insieme? Sì, no, non è che vanno mangiati insieme, vanno fatti insieme. Fatti insieme. Sì, perché questi ai tempi, diciamo, delle nostre nonne si realizzavano, come anche adesso, con i tuorli delle uova. Allora, facendo questi con i tuorli delle uova, con gli albumi ci si facevano questi. Perché altrimenti gli albumi andavano persi. E non si sprecava niente. Allora, per evitare che andavano di sprecare qualcosa, diciamo, allora facevano questi due biscotti abbinati. Quindi chi ordinava l'uno doveva prendere anche l'altro. E su questa nota anche particolare noi concludiamo questa carrellata. Grazie a Camilla e a Lorenzo. Noi andiamo a provare tutto questo ben di Dio. Ed eccoci alla fine di questa puntata di Viaggi d'Abruzzo a San Valentino. Tanto un saluto a Loris che ci ha seguito, si è inerpicato lungo questa salitina, che insomma non è ripidissima, che però fatta dopo una giornata intensa di lavoro diventa anche pesante, con John Forcone, che è assessore al turismo del Comune di San Valentino, nonché collaudatissima guida del Parco della Maiella, per cercare di capire anche il ruolo di San Valentino, anche abbastanza strategico per quel che riguarda anche il trekking, le piste, le camminate, tutto quello che insomma si può fare senza essere degli esperti o degli atleti che fanno imprese incredibili. Beh, intanto cominciamo col dire che San Valentino è il primo paese del parco che si incontra salendo dalla Val Pescara, per cui tutto il versante del nord occidentale del parco, quindi
tutto quello che c'è a monte rispetto a San Valentino, gli eremi oppure le valli, il Monte Morrone, in quei luoghi si arriva passando per San Valentino, per cui a San Valentino siamo strutturati per accogliere i visitatori che vogliono conoscere questo territorio. Abbiamo un centro di informazione del parco e in questi centri noi presentiamo il territorio, spieghiamo quelle che sono le opportunità e da San Valentino stessa partono una serie di itinerari che raggiungono queste località. Adesso ce ne sono di nuovi, quindi si è anche completata? Ce ne sono di nuovi che sono nati grazie al progetto Reconnection Maya, in particolare si è lavorato sulle strade forestali esistenti, quindi dei tracciati che erano anche abbastanza larghi e che sono stati riaperti e segnalati, per cui pensati prevalentemente per il cavallo e per la mountain bike. Un discorso a parte vogliamo fare da qui per i prossimi anni, probabilmente anche per il prossimo anno, rispetto alla Valle dell'Orta, perché spesso si associa questa valle ad altri comuni a noi vicini, ma in realtà parte del canyon della Valle dell'Orta, che tra i canyon più imponenti d'Abruzzo, ricadono nel territorio di San Valentino. Abbiamo dei tracciati antichi, tracciati storici, quindi con muretti, terrazzamenti, per cui anche molto comodi, che conducono nella valle, li vogliamo riscoprire, li vogliamo riaprire e già dall'anno prossimo pensiamo di poter arrivare a questo risultato. E con quello che è già esistente, comunque, anche a parte i cavalli, a parte tutto quello che ha a che fare con il trekking di alto livello, c'è anche la possibilità di andare con le famiglie, anche con i bambini, anche a San Valentino con dei percorsi più. E quindi con il simpatico e gentile vociare dei bambini che fanno da sottofondo a questo finale di questa puntata di Viaggi d'Abruzzo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.